Buonasera, come rete civica di San Donato, Rexando, stiamo per fare una videoregistrazione, intervista dei 10 candidati alle elezioni del comitato di quartiere di Poasco, che domenica prossima, 18 novembre, i cittadini potranno votare nella sede qui appunto di Via Unica, se non sbaglio. E per eleggere appunto i sette membri del comitato stesso. Il comitato di Poasco è una realtà ufficialmente riconosciuta e istituzionale che appunto avrà il compito di fare proposte ed essere consultato da parte dell'amministrazione comunale di San Donato sui problemi relativi appunto al territorio, al quartiere. Le persone che sono presenti le intervisteremo in ordine di come sono state estratte e messe nel manifesto elettorale e ad ognuno chiediamo solamente di presentarsi e di dirci i motivi principali per i quali intendono dare questa loro attività completamente volontaria, perché non credo che abbiano nessuna retribuzione di alcun tipo, a questa attività del Comitato per i prossimi 3 anni. Grazie e la parola alla prima candidata. Mi chiamo Sabrina Rivalta, ho 44 anni e sono componente del Comitato di Quartiere Uscente. Abito a Poasco da 18 anni e faccio la traduttrice. Tengo chiaramente molto a Poasco perché sono 2 mandati che faccio parte del Comitato di Quartiere, quindi l'argomento mi interessa tantissimo, sia come persona adulta e anche come mamma, ho 2 figli, insomma il fatto che si possa vivere bene qua è veramente una priorità per me. Come comitato di quartiere in generale penso che essendo comunque un gruppo è giusto che tutti quanti si possa lavorare bene insieme a prescindere da qualsiasi tipo di ideologia o colore, e per sfornare delle idee, delle proposte da portare in comune per migliorare sempre di più la nostra frazione. Io sono Andrea De Cillis, ho 24 anni, abito ovviamente a Poasco in via Don Minzoni, mi sono le villette a schiera verdi. Mi sono laureato ad aprile in scienze politiche e sto facendo un master in gestione del personale all'Università Cattolica. Ho deciso di candidarmi al comitato di quartiere perché io, ovviamente, abitando a Poasco da praticamente sempre, perché mio papà abita a Poasco dall'83, per cui ho visto praticamente nascere questo paese svilupparsi, e sento che ci sono molte cose che non vanno bene, perché soprattutto per quello che riguarda i servizi, ormai l'agglomerato di Poasco è veramente molto carente. Nel PGT si arriverà quasi a 5.000 abitanti e i servizi che ci sono assolutamente sufficienti per un agglomerato urbano di 5.000 abitanti, per cui il mio impegno è quello assolutamente di cercare in collaborazione con il comune, di portare, oltre che alle costruzioni edilizie, portare anche dei servizi in paese per poter aiutare sia gli anziani che i giovani a poter anche trovare, oltre all'oratorio o ai parchi, qualche altro modo per poter fare ricreazione, diciamo. E soprattutto perché, essendoci passato e avendo vissuto l'esperienza di non fare molto, di non avere molto da fare in paese, penso che l'apporto di un giovane sia assolutamente fondamentale per lo. Ciao a tutti, sono Stefano Moro, 21 anni e studio Ingegneria Fisica al Politecnico di Milano. Vivo a Poasco da quando ho 3 anni e da poco mi sono avvicinato per la prima volta alla politica attiva con l'ultima tornata delle elezioni comunali, ho pensato che fosse naturale per me mettermi a disposizione per il comitato di quartiere.
Pensando al comitato di quartiere, credo che innanzitutto debba ritrovare quell'entusiasmo, quella voglia di fare che gli permettano non solo di lavorare bene al suo interno, ma anche e soprattutto di saper coinvolgere nuovamente tutti i cittadini per poter diventare un luogo di dibattito interno e di dialogo forte con l'amministrazione comunale, perché da una buona partecipazione può nascere un lavoro più efficace e si può avere più peso in ambito comunale su tutte le questioni, da quelle più semplici fino a quelle più rilevanti che incideranno di più sulla vita del paese, come quello dei trasporti o la questione di Cascina Ronco. Pertanto la prima cosa che mi auguro è che le elezioni del 18 possano essere molto partecipate. Buonasera, sono Cristiana Gatti Tedeschi, molto più conosciuta come Cristiana Tedeschi. Vivo a Poasco, ho 60 anni. Vivo a Poasco da quasi ormai 5 anni, ho lasciato Milano per disperazione e sono approdata in un paese stupendo, un paese con gente stupenda, famiglie fantastiche, tanti bambini, tanti sorrisi, tante belle persone. Mi sono candidata e sono candidata per il comitato di Poasco perché credo che comunque Poasco abbia bisogno di essere più al centro dell'attenzione per quella nostra amministrazione, nuova amministrazione, per cui spero di poter far parte di questo gruppo per essere occhio, orecchio e braccio di Poasco verso l'amministrazione. Abbiamo tanti lavori da fare, da far fare, da controllare, per essere utili ai nostri concittadini, a tutti i nostri amici, a tutte le famiglie che vivono qua, per un proseguo in un piccolo paese ormai grande, sereno. Grazie. Buonasera, mi chiamo Giuseppe Blasio, ho 51 anni, e di professione svolgo l'attività di avvocato. Mi sono trasferito insieme alla mia famiglia qui a Poasco, da Milano, circa 3 anni fa. E ho conosciuto questa bella realtà che è Poasco, con la gente, con la realtà proprio territoriale. Ho partecipato alle elezioni comunali per il Comune di San Donato e qui ho conosciuto quelli che sono i problemi per i quali, se vengo votato, intendo partecipare per la loro risoluzione. Perché credo che sia un nostro dovere, un dovere del cittadino, contribuire con il proprio tempo libero, con la propria passione, con le proprie idee, a risolvere quelli che sono i problemi, dal trasporto pubblico ai marciapiedi, ai lavori che ci sono da fare, al controllo anche del territorio. Perciò invito le persone innanzitutto a recarsi alle urne il prossimo 18 novembre. Partecipare alla cosa pubblica significa anche garantire alle persone che si candidano la possibilità di svolgere l'attività in nome e per conto della popolazione. Grazie e buonasera. Buongiorno a tutti, mi chiamo Toncini Manuela Muñoz, sono sposata da 25 anni e abito a Poasco da 20. I miei figli sono cresciuti qua, una adesso all'università, l'altra frequenta il liceo e il piccolo frequenta la scuola elementare. Ci siamo trovati molto molto bene a Poasco, è una piccola isola felice, anche se è così distaccata da San Donato, e ritengo che le elezioni di questo comitato, che è ufficialmente riconosciuto dal comune, sia un modo per avvicinare la politica locale ai cittadini e i cittadini alla politica locale. E mi auguro che siano veramente tanti i cittadini di Poasco che partecipano alle elezioni, a prescindere da chi andranno a votare, perché noi siamo un organo non magari importantissimo, perché siamo un organo propositivo, però in alcuni casi addirittura il Consiglio Comunale è obbligato a sentire il Consiglio del Comitato di Quartiere, per cui credo che sia una cosa importante, anche perché tutti i cittadini, se ci conoscono, se sanno con chi hanno a che fare,
possono riferirci i loro problemi e noi possiamo portare queste cose direttamente nelle sale del consiglio comunale direttamente. Ricordatevi quindi di venire a votare il 18 novembre qua a Poasco in via Unica. Grazie. Buonasera a tutti, mi chiamo Cristina Malinger, vivo qui a Poasco da 3 anni, che abbiamo scoperto grazie a dei giri in bicicletta. Io vengo da Milano, dove ho sempre vissuto. San Donato è anche la mia patria lavorativa, lavoro in una grande azienda nel centro di San Donato e quindi conosco oramai abbastanza bene il territorio. Da quando sono qui a Poasco, che ho trovato essere veramente una casa per la semplicità del posto e il calore delle persone, sono rimasta coinvolta fin dalle prime occasioni nelle serate pubbliche del comitato di quartiere, perché trovo che fosse necessario, molto interessante essere interessati appunto ai problemi locali e quindi poter dare anche un contributo, se possibile anche attivo. Questa è un'occasione, come per altre persone che state vedendo, e quindi parteciperemo alle elezioni per domenica prossima, spero che tanta gente lo faccia. Trovo che i problemi o i temi più importanti attualmente per Poasco siano la sicurezza, le comunicazioni da internet, le reti di trasporto, sia quelle delle reti ciclabili, dei trasporti pubblici, gli aspetti dell'aumento della popolazione, dei servizi, di quella che purtroppo è una cementificazione, e anche degli aspetti che seguo anche per interesse personale e professionale dell'innalzamento della falda freatica. E spero di vedervi tutti domenica prossima. Buonasera, mi chiamo Oliviero Lorenzini, ho 28 anni e vivo a Poasco da 27, quindi è una realtà che ormai conosco da molto tempo. Svolgo la professione di psicologo ed educatore sul territorio di San Donato, ma anche nello specifico sul territorio di Poasco. Ho deciso di candidarmi perché dopo tanti anni e ritenendo di avere una buona conoscenza del mio territorio, ho deciso di cercare di portare anche il mio contributo. Ciò che ritengo importante, se posso dare un consiglio a chi verrà a votare, è quello di scegliere i propri candidati in base a una cosa molto semplice, quindi la capacità di saper dialogare tra di loro, perché appunto non stiamo andando a scegliere un organo di governo, ma stiamo andando a scegliere un organo di rappresentanza. E quindi un organo che sappia dialogare al suo interno con i cittadini e con l'amministrazione comunale. Buonasera, mi chiamo Cassani Claudio, abito a Poasco dal 2006, a San Donato Milanese dal 1970. Sono un formatore, lavoro all'AFOL, dove mi occupo di formazione e stage, inserimento lavorativo nei ragazzi presso le aziende. A San Donato Milanese sono stato volontario di un'associazione per disabili, l'AIAS, e l'Assia, e sono stato anche socio fondatore di una cooperativa sociale tipo A e di tipo B, sono andato a Milanese, la Solidarietà Progresso, di cui sono stato anche membro del Consiglio di Amministrazione sino al 2005. Il motivo per il quale mi candido è per portare il mio contributo, dal momento che ritengo che aiutare gli altri sia uno dei valori più importanti che esistono nella nostra società. Quindi aiutare gli altri, portare la mia contributo all'interno del Comitato di Poasco per riportare tutti i tipi di problematiche che ci sono all'interno della nostra cittadinanza, della nostra cittadina, agli amministratori comunali. Grazie, buonasera. Sì, buonasera a tutti, mi chiamo Giuseppina Quaranta, sono presidente uscente del Comitato di Quartiere di Poasco Soligherio. E in questi ultimi anni mi sono attivata per cercare di portare il più possibile all'interno della nostra frazione dei servizi comunque che possono essere molto importanti, servizi per quanto riguarda non lo so, ragazzi, giovani, anziani, ambulatori, quant'altro. Purtroppo quest'ultimo comitato non è riuscito a risolvere e a portare a termine il lavoro comunque che era iniziato. Spero comunque che con questa grande compagnia, con questi grandi nuovi rappresentanti, si riesca veramente a portare avanti tutte le necessità e i bisogni del quartiere. Attualmente sono anche impegnata come volontariato nell'associazione Alti della Terza Età.
anche in questo caso effettivamente mancano spazi non solo per gli anziani, torno a ripetere, anche per i giovani. E veramente mi auguro che comunque sia questo nostro, il nostro comitato, così come istituito, consultivo, propositivo, porteremo certamente all'amministrazione comunale tutte le nostre proposte, sperando veramente di ottenere e di portare almeno in questi 3 anni di mandato qualcosa di positivo. Grazie.